E dallo studio 1 di Cima di Radio Web ritornano quei due mattacchioni di Vito Ruz, Paolo Bugo, per Sfioriscono le cime. Fine marzo trova un posto. E piano piano da qui, dallo studio 1, gattoni, siamo ritornati. Vito Ruz sempre, Paolo Bugo qui. Mamma, era tempo ormai che non ci si sentiva, le voci ormai stavano mancando, Vito, però sono ritornate. Facciamo risentire a tutti comunque con noi. C'è sempre la benzina. Sì, c'è sempre la benzina, quella noi preferiamo sempre quella verde, quella che verde. Non inquina mai, senza piombo, perché ricordiamo anche l'iniziativa che è quella di Io Biciclo di che Cima purtroppo di Radio non è andata a buon fine purtroppo, a causa del maltempo e dell'allerta meteo. Passava la macchina, sembravamo quasi in guerra, vi sembrava quelle scene apocalittiche. Tra un po' arrivava davvero anche, non lo so, gli elicotteri stavano arrivando. Sì. Sì, ma infatti in alcuni paesi hanno subito alla grande. Hanno subito alla grandissima. Tanta acqua. Ci dispiace, ricordiamo che comunque l'acqua è arrivata. A noi dispiace, però siamo ritornati, Vito, a parlare di un evento che ci sarà in questo bel fine settimana, il Medimex. Il Medimex, qua gli applausi dovrebbero partire. Partono, sentiamo. Già abbiamo un pubblico, diciamo, non a comando, Vito, non lo dobbiamo comandare. È un po' timido. È arrivata, quest'oggi abbiamo l'ospite che in realtà ospite non è. Che anche lei manca da tanto tempo ai microfoni di Cime di Radio. Si sono ritrovati di seguendo, o no? L'altra voce, ce la fai sentire sempre? Che cosa? Ecco, sempre la voce, sempre quella. Ah sì, io, ok. Ah sì, io, bella, questa voce mancava. E queste sono le tre voci che vi accompagneranno insieme a Paolino, a Little Ciccio e tutta la famiglia di Cime di Radio Web. Direttamente dalla Fiera del Levante a Bari. Quindi qui ci dicono che Cima in Flow ci ascolta. Quindi salutiamo e ringraziamo Cima in Flow, I grandi Cima in Flow. E colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti i programmi che stanno andando in onda. Tutti questi grandi. Sono diventati proprio bravi. Questi ci spodestano, Paolo. Ci superano. Grazie. Questi ci superano e ci mandano a casa. Questi ci fanno fare proprio le valigie, dici, Vito? Sì, le valigie, quelle con le zucche. Vabbè, ma lasceremo sicuramente a buon intenditore questo. Gli allievi superano sempre i maestri e ce l'hanno fatta, diciamo. Non è che ci volesse molto poi a superarci. Comunque vuoi partire subito con la musica? Sì, ricordiamo, vorrei mettere subito un pezzo di buona musica. Ricordiamo questa playlist mista, esatto. Mezza Ruz, mezza Bugo Ruz. Tutti grandi pezzi, solo buone vibrazioni qui per Only Good Vibration. Io vorrei iniziare così, Paolo. Ecco, questa poi ce la dici in inglese però, perché in italiano è facile. Allora, questa è Private Idaho, ecco, dei B-52s. È l'inglese. Questa ce la siamo sentiti in macchina, senti come pompa, Paolo. Living in your own private Idaho.
Che gustacci, Casulli. È bello questo pezzo, è vero? Gran bel pezzo. Questi sono i The B-52s. Esatto, esatto. Questo è un pezzo anni 80. Ci abbiamo provato, l'ho ripetuto in mente tutta la pausa, durante tutta la canzone, per poterlo pronunciare così. Qui Vito Ruzzo, Paolo Buco, Gajaba, ci sono tutti. Quest'olgi. Quest'olgettina. Ci siamo tutti, perché vogliamo ricordare, insomma, chi si trovasse nelle zone del Barese, che in effetti siamo stati invitati a Medimex. Cioè, in realtà c'è questo super mega evento che, da cui, a cui partecipiamo da circa 3 anni. Sì, 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 e questo anni. È il terzo anno che saremo lì. E saremo lì. Però non c'è da dimenticare che intanto Palagiano vive, o meglio, ci sono iniziative in questo paese. C'è qualcosa che si muove, fermenta. Qualcosa che bolle in pentola. Per il 20 dicembre c'è il freestyle Ria Rap qui direttamente dal The Factory Urban Lab. The Factory Urban Lab, che ci ospita anche quest'oggi nello studio 1 di Cime di Radio Web, proprio per parlare di questo Medimex. Appuntamento che giustamente diceva Grazie Alba, ci siamo da 3 anni ormai. Dal terzo anno, questo è il terzo anno. Dimmi tutta la gente che hai conosciuto grazie al Medimex. Dai, fammi l'elenco, dai, fammi l'elenco. Paolo, un sacco di gente. Lì è pieno di artisti, di etichette e di quant'altro. Il Medimex nasce dal ME che si svolgeva a Faenza, l'hanno portato a Bari, in Puglia. Puglia Sound. Puglia giusto? Sound, sì, è promossa da Puglia Sound. È promossa da Puglia Sound. Devo dire che molte cose sono cambiate al Medimex, perché era partita come una cosa molto indipendente. Esatto, ecco, esatto. Ha perso un po' di indipendenza, ma sappiamo che grazie a diventare come famoso. Vanno le cosce. È il prezzo del successo, questo. Questo è il prezzo del successo. E quindi questo successo noi comunque lo andiamo a seguire, perché resta cavalchiamo più che l'onda, più di un'onda, ce ne saranno tanti e tanti e tanti, anche perché ricordiamo che quest'anno non ci sarà il premio Tenco, ma le targhe Tenco saranno assegnate proprio al Medimex. Durante il Medimex. Quindi ricordiamo, ci saranno artisti, veramente possiamo nominarne giusto un paio: la Mannoia, De Gregori, Pino Daniele, Piero Pelù, Renzo Arbore, il grande Renzone Arbore, anche Renzo Arbore, grande. Sì, quindi sì, ci sono davvero tutti, possiamo ballare, cantare, suonare. Salutiamo Peter, che però nel frattempo ci dice che non riesce ad aprire la nostra pagina. È perché siamo ingolfati, si vede che troppa gente ci sta ascoltando. Ci stanno ascoltando in troppi. Vabbè, speriamo che sia per questo. Questo video è un gran bel pezzo, posso dirlo? Questo lo volevo dedicare proprio al professor Nasuto, che conduce 80 voglia, cioè, di cinema. Ci sono un venerdì. Paio di canzoni da Nasuto quest'oggi. Anche io ne ho presa una che sicuramente per 80 voglia di cime potrebbe essere perfetta. E niente, io volevo dire ciao, che qua ci vediamo, ciao, arrivederci. Grazie, ci sta salutando. Salutami. Non è per niente, non stiamo per niente abbandonando la barca, perché io sbircio la console e nuoto questo pezzo. Questo pezzo in macchina prima Paolo mi stava confessando che a quanto pare sia uno dei pezzi, se vi devo mettere un attimo la qual è, console. Qual è la console? Sì. Uno dei pezzi, ecco, è proprio quello, sì, che a quanto pare tra quelli prodotti da questa cantante, artista, questa sia, secondo Paolo Manzini, una delle poche salvabili. No, se non l'unica, penso, salvabile. È un pezzo che dimostra come gente che fa musica, come si può dire, molto commerciale, può in realtà non essere così commerciale. Quindi abbattiamo le frontiere, i confini della musica. Abbattiamo questi schemi, paletti, dai. È quello che succede proprio al Medimex. Però ti dico, è vero che c'è quella cantante, però c'è anche il Frank Sinatra del XX secolo, si può dire. Il prossimo pezzo è un pezzo di Tony Bennett e Lady Gaga, il pezzo è The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with
why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Vito. Hai capito? Ma hai capito chi è questa? Lady Gaga, quella che è po 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 che io fai. È proprio il poker face. Proprio lei. A quanto pare in questo pezzo, secondo me, esprime le sue potenzialità al massimo. Cioè, che secondo me dovrebbe continuare su sto filo. Ma di... potenzialità nel senso di voce, che vuole. Se non l'avessimo detto, magari la gente neanche l'avrebbe riconosciuta, perché questo è davvero un pezzo particolare. Poi Tony Bennett dà del suo anche, ragazzi. Bel pezzo, bravo Paolo. Gaga, c'è te fish. Io volevo ritornare al Medimax, appunto, che l'anno scorso ha visto 10.000 visitatori, 8.000 metri quadri di spazio espositivo. L'anno scorso c'erano anche i nostri amici Terra Rossa. C'erano pure Terra Rossa con loro grande Vinello che ci ha accompagnato. Ecco, come noi la benzina non ce la facciamo mancare. Mai. Che sia verde, che sia gialla, che sia viola, l'importante agricola è che ci sia. O meno c'è sempre. Vorrei ricordare che al Medimax noi saremo con l'Arci Real Radio, ovvero grandi, questa grandissima pernacchia. Salutiamo Carmen che ci ha appena raggiunto. Carmen, entra sempre quando il microfono è aperto. Ecco, sempre nel momento come migliore. Come fa? Entra sempre, va bene, questa ce la segniamo. La prossima puntata è Carmen entra sempre. La mettiamo come effetto proprio. Carmen entra sempre. E quindi ne volevo ricordare, appunto, stavo parlando dell'Arci Real Radio, che è in pratica un insieme di radio dell'Arci, appunto. Paolo sta guardando il telefono. Ogni tanto saremo in compagnia anche della web radio Arci Paesà di Maruggio, Wrap, che ci accompagnerà. Di Arci Narci, bravo. Rinfognarci proprio. Rinfognarci. Allora Paolo, andiamo avanti col prossimo pezzo. Mettiamo un pezzo. Prossimo pezzo, gran bel dai, pezzo. Selezioniamo. Seleziono questo. Quello che vuoi tu. Questo è stato te una li grande... bruci, giusto? Così. Sì. Boh, questo è stato un gran... sulle arriva e se ne va. Un gran pezzo che ho ascoltato in questi giorni. Lui è Rambo Amadeus. Euroneuro ha vinto l'Eurovision nel Montenegro. Nel Montenegro. Euroneuro. Sentiamo questo mix di musica. Cime di Radio Web, sfioriscono le cime, Vito Ruz, Paolo Buco, Gaggiaba. Analva betting, troi not to be hermetic. Euroneuro, don't be skeptic, hermetic, pathetic, analphabetic, forget old cosmetic, you need new poetic, aesthetic, eclectic, dialectic. Euroneuro, don't be dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic, to stop change climatic, automatic, need contribution from the institution to find solution for pollution, to save the children of the evolution. Snobism, nationalism, puritanism, I am different organism. My heroism is pacifism, altruism, I enjoy bicyclism, liberalism, tourism, nudism, optimism, it is good for rheumatism. Euro, give me change to refinance. Euro, I got no ambition for
high position in competition with air condition. Different mission, different school. I got only one rule: always stay cool like a swimming pool. Sempre qui con questo bel ritmo balcanico, hip hop, rock, folk, di tutto di più in questa musica che arriva direttamente dal Montenegro con Rambo Amadeus. Mi fai dire due cose su questo tipo qua? Nome d'arte è Antonio Pušić. Ed è un cantante montenegrino e ha rappresentato il Montenegro all'Eurovision Song Contest con questo brano. Pare un terrorista, che tipo, no? Devi vedere. Allora devono andare a vedere il video su YouTube di questa canzone Euro Neuro. E si capirà tutto. Che pezzo è, Vito? Un gran bel pezzo. L'abbiamo ascoltato, se lo volete riascoltare. Ricordiamo, era vincitore dell'Euro Neuro. No, dell'Eurovision. Siamo ancora in onda, risalutiamo Carmen, che entra sempre quando parliamo al micro. Ok, grazie. Andiamo avanti. Perché mi dovevo ricordare una cosa che mi diceva Grazie Alba durante il pezzo, che dobbiamo ricordare che c'è l'applicazione che si può scaricare di Cime di Radio Web creata dal nostro amico Pierpaolo Sabato. Come si fa? Allora, si va su Google Play. Allora, basta andare su Google Play, digitare Cime di Radio Web e ti appare. Poi premi in alto a destra, installa. Ho risposto bene. La professoressa dice bravo, grande, 10 più. Applausi per Paolo. Applausi per Paolo. Pensa che chi ci ha fatto i miliardi con questa frase, Vito, sta ancora qua. Allora, stavamo parlando di questo Medimex, di questi tre giorni. In questi tre giorni ci saranno anche diversi showcase che si terranno sempre la sera lì all'interno della Fiera del Levante. Ci saranno un sacco di gruppi, tutti gruppi che provengono dal Mediterraneo, musica folk, elettronica, di tutto di più. Ma proprio da pubblicità, grazie. Hai visto ormai il nostro Vito da pubblicità? Sì, sì, Vito oramai lo chiameranno a Ciccio Riccio per fare le pubblicità. Picca la Conad, mi chiama. Prodotti Conad, buoni di qualità. Senti Conad, senti un po' Vito, però ricordo, no? Un po' di eventi di questi Medimex. In realtà quello futuro, quello di questi giorni, lo vivremo e ve ne racconteremo per i prossimi mesi. Ma ricordiamo qualche cavolata che si è fatta al Medimex. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo avuto, due anni fa abbiamo intervistato i 99 Post, Zulu. Abbiamo avuto a che fare con Caparezza, così una toccata e fuga. Proprio scusate, toccata ragazzi, e fuga. Ragazzi, scusate, una cosa che va sopra tutto e sì, tutti. Sì. Volevo salutare il comandante Piero Gonnella che ci sta ascoltando. Ci dice ciao belli, grande. L'applauso, l'applauso e la mano sul cuore, Paolo. La mano sul cuore. Non mi ricordo più dove è il cuore. Però, a parte questo, davvero un saluto tutto a Piero per Piero G, il nostro comandante. No, alziamo le mani. Al massimo le appoggiamo al cuore. Dovuto saluto. E quindi si parlava delle cavolate al Medimex, di ciò che è successo e di cosa accadrà. Che cosa, grazie Alba, che cosa abbiamo fatto? Io mi ricordo una cosa strafiga che mi è rimasta proprio impressa. Quando praticamente il primo anno, se non erro, vennero i Torraros, intervistammo i Torraros e successe il delirio. Il delirio perché si armarono subito di tamburello. Cioè, a mezza parola i Torraros, ragazzi, facciamo un po' di live. Macello, era. Ti ricordi, Vito, che arrivò quello della sicurezza, venne vicino e disse: voi siete dei cibi di Radio Web? Sì, adesso basta, avete fatto. Dovete abbassare, avete pariato abbastanza. Era napoletano. Avete pariato. Fin troppo.
Quest'anno speriamo di ripeterci, quindi ci siamo tutti, dal più grande al più piccino. E a proposito sempre di Medimex, volevo ricordare appunto che è cambiato questo Medimex, perché noi andremo proprio a punzecchiare là, noi entriamo, siamo più curiosi, vogliamo sapere perché... Siamo le zanzare. Come sta cambiando veramente il Medimex? Cosa sta diventando? Che cosa ci ha abbandonato magari? E che cosa invece è arrivato di nuovo? Sicuramente quest'anno ci sono grossi nomi anche, quindi non... C'è il lato positivo e il lato negativo, ecco, guardiamola così. Il prossimo pezzo, Vito, ce lo ricorda, è un pezzo funk, quindi... Da tanto si sentiva magari il funk. E questo è Parliament Give Up the Funk. Ci vedi la view, eh? Sfioriscono le cime. Paolo Bugo. C'è sciuguete innanzi cara sere vostre qui, perché qui dislessia portami via. Ma come parla, le parole sono importanti.
Che cos'è questo? È un altro effetto che mettono i ragazzi di Cima in Flow e tutti gli altri, Cima in Sound, Ho tanta voglia di Cime, Chuck si ascolta. Li, diciamoli tutti, mia, tutti, tutti. Cime da 90. Ci sono tutte proprio, ma, ci sono tutti. Che abbiamo dai 50 al 2000 ormai. Ti sei reso conto? Ormai non sappiamo più stiamo che facendo anno tutti prendere, i decenni. Non sappiamo più che anno prendere. Ma perché le cime sono decennali? Sono decennali, vanno di 10 in 10, grandi ragazzi, grandi. Noi siamo... Grazie ragazzi, grazie. Siamo qui, questo è un gruppo di Parliament, Give Up the Funk, sicuramente una delle icone del funk a livello mondiale. E, Parliament. Parlavamo di Medimex, ma la nostra puntata non è solo e unicamente improntata sul Medimex, ma Vito... Perché a proposito di indipendenza, ci sono anche degli spazi che vivono di indipendenza. C'è chi ancora l'indipendenza la dimostra. E ce l'ha nel sangue, la porta avanti. E, parliamo appunto di free zone, ovvero le, di spazi occupati, di spazi liberi alla fine, che sono lasciati abbandonati, dismessi. Spazi resi realmente liberi, ecco. Esatto. Occupati, per, cioè è strana la cosa, però si occupa per liberare, è strano, però è così. E infatti, ultimamente sono stato vicino a tre realtà differenti, in quel di Parma, Roma e adesso qui a Taranto. A Taranto, quindi voi vedete il triangolo, cioè proprio un triangolo, stiamo vi stiamo raggiungendo sì, ragazzi, sì, sì, stiamo arrivando, stiamo arrivando piano piano, ma stiamo arrivando, ci espanderemo a macchia d'olio, ecco, prenderemo appunto, tutta l'Italia, tutto lo stivaletto. E il bello è che ci sentiamo tutti coinvolti, la cosa bella di queste realtà è che coinvolgono davvero tutti, anche con idee differenti, ma hanno davvero dimostrato come ci si può comportare, come ci si deve comportare, perché vero la... senso di comunità, comunione, perché la vera lotta parte proprio dalla cultura, cioè con la cultura, non dalla cultura, con la cultura. Cultura, ecco il modo di vedere le cose, come dovrebbero andare le cose, esatto, ecco. Esatto. E per questo appunto parlavo dell'Art Lab occupato a Parma. Ecco, il nostro comandante, il sarà, nostro comandante si starà ascolto. Mettendo lui la mano al cuore adesso, in questo momento, sì. Perché lui è anche parte attiva lì a Parma. Poi abbiamo il Puzzle Welfare in Roma. Che questo però è più difficile da nominare. Puzzle, ecco, da per noi di Cime di Radio Web. Laboratori puzzle, diciamo. Se c'è una professoressa... Ah no, non so perché l'idea di inglese mi dà già di professoressa. Non so perché. Infatti. Però se c'è qualche professore, professoressa di inglese e vuole venire a dirci, magari si mette accanto, no? Ci va tipo e il dice, traduttore. No, it's wrong. Sbagliate, sponfusca. Pure la bacchetta sulle mani... Cioè, è ben accetta qui da noi, visto che, come si chiama, Vito, ce lo vuoi ripetere? Puzzle Warfare. Puzzle Warfare. Sì, sembra di masticare qualcosa nel sì, frattempo. Sì, sì, quindi sì, il Puzzle Warfare, che e diciamo, poi abbiamo a Taranto, Warfare. Abbiamo a Taranto le appena le neonate. Le neonate, grande. Le officine tarantine. Le officine tarantine, davvero tu ci grandi. Sei stato, Paolo? Sì, hanno occupato l'ex arsenale, quello che affaccia su Mar Piccolo, dato che ormai l'arsenale, la Marina aveva preso Mar Piccolo, Mar Grande, uno dice, vabbè, uno lasciatecelo, e quindi lo sono andati a riprendere. Si sono riappropriati di uno spazio che era dismesso. L'hanno pulito, l'hanno messo a nuovo e ci stanno facendo veramente un gran lavoro. Vorrei fare i complimenti a questi complimenti ragazzi. A tutti, davvero grandi, perché stanno portando avanti quei principi che davvero possono cambiare qualcosa. Quindi i ragazzi hanno capito tutto. Che botta! Che botta, proprio che botta. Botta, grandi ragazzi, resistete. Resistete alla grande, anche perché questi sono spazi davvero di aggregazione, quindi se vi trovate a passare da Parma, da Roma, da Taranto, ma in realtà, realtà di queste zone libere e indipendenti e occupate, così come si voglia chiamare, ce ne sono ormai a bizzeffe, davvero, come prima diceva benissimo Vito, a macchia d'olio ormai, ci stiamo espandendo. Ricordiamo... E vogliamo ricordare che questi spazi occupati hanno diversi progetti, dalla scuola popolare alla scuola a voce alta per immigrati, c'è la squadra antirazzista, la PAZ, la grande, la PAZ, la PAZ. Dove gioca il nostro amico Alfredo.
Vabbè, che più c'è da dire? C'è da dire che siamo una radio sempre e che la musica ce l'abbiamo. Quindi il prossimo pezzo, un pezzo dei Gorillaz. Anche questo va detto in inglese, Vito. Ce lo dici in inglese? Se vuoi lo dico io. 19-2000, che è un grandissimo pezzo dei Gorillaz. Qui per voi. Wow, che pezzaccio. Cima di Radio Web, Vito Rezza, Paolo Buco e Gaggiabba col giubbottina. Che se ne va, ci abbandona. Ciao. Ci vedi Radio Web. Sfioriscono le cimbe. The world is spinning too fast. I'm bundled like your shoes. To keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must wear your own shoes. Stop dancing to the music. I'm good, it's in a happy mood. We will not move on. Senza voce. Sei rimasto senza voce. Sono rimasto senza voce. Sono rimasto senza voce. Un saluto a Carmine Notari Stefano che ci ascolta da quel di Massafra. E anche ad Andrea Notari Stefano che dice bella. Bella, ragazzo, Piero, ma dopo tutti, ci sono tutti. Sì, tutti, ci stanno ascoltando, ci stanno ascoltando. Allora, caro Paolo. Un attimo perché... Vorrei il fisico non regge più. Per quanto riguarda il Medimex, vorrei dire che presto pubblicheremo il player che sarà quello appunto dell'insieme del, non mi viene proprio la parola, del circuito. Non mi veniva il circuito, stavo pensando ai piloti e poi ho pensato circuito. Il circuito dell'Arcilria Radio, appunto. Metteremo il player sul nostro sito, là basta cliccare play e ci ascolteranno per la ricordiamo lunga, il nostro sito www.cimediradioweb.it. mamma mia, ora abbiamo proprio di quei siti seri, però sì, eh? il punto it, capito? siamo proprio nostrani, proprio, siamo proprio italiani, però, ce lo senti, ma dove lo sei andato a trovare questo pezzo invece, Gorillaz è un pezzo che non ascoltavo da tempo, da tempo. Avevo una piccola
compilations, come ascoltavo, sai, sulla chiavetta USB sempre quelle stesse canzoni. Ora invece mi è capitato questo CD con delle tracce miste, ho detto mamma che pezzaccio, bello, bello, bel pezzo. Fammelo mettere, ecco, pezzo, fammelo mandare, grande pezzo, 19-2000. Per chi volesse, andatelo a ripescare. Il cantante dei Gorillaz fa parte, era il cantante anche dei Blur, giusto? Era sì, anche il cantante, sì, dei Blur. Un altro pezzo che io vi consiglio, anzi è una sessione completamente in acustico, c'è solo una marimba, una chitarra classica e una delle percussioni. Andatelo ad ascoltare live alla BBC, dei Gorillaz, spettacolare. Bella, bella storia, bravi, bravi, bravi Gorillaz. E io invece sono andato a ripescare un altro pezzo. Un altro pezzo, passiamo dai Gorillaz. Noi i salti, noi non prendiamo 10 anni, ragazzi. Ora ve lo dico, no, il nostro programma purtroppo per fortuna ne prende tanti. Le nostre cime sono secolari, bravi, sono proprio secolari. Perché passiamo dai Gorillaz, facciamo un salto nel passato. Perché a noi piace la campagna. Mamma mia, non ci servirebbe nient'altro. È tempo di olive, è tempo di mandarini. È tempo allora, di tutto, purtroppo. Perché per fortuna, dico io, no? Anche d'acqua è tempo, ragazzi. Perché questa dico io, senti le prime note. Senti. Sentila. Ma tutto, sì. Cioè, dai, andiamo, ce ne andiamo. Andare. Sì, sì, sì. Ciao, facciamo ragazzi. Le valigie. Sì, sì. Allora, Sfiorisco mi saluta, ce ne stiamo andando con Toto Cutugno. A vivere in campagna. Cime di Radio Web. Paolo Bugo, Vito Rozza, mamma scheda tutte cose. Questo attacco non l'abbiamo preso. Ciao, ragazzi. A dopo, torniamo dopo. Ma vivo qui in città e non mi piace più. In questo traffico bestiale la solitudine ti assale e ti butta giù. Che bella la mia gioventù. Voglio ritornare alla campagna. Voglio zappar la terra e fare legna. Ma vivo qui in città, che fredda sta tribù. Non si può più comunicare, qui non si può più respirare, il cielo non è più blu. Io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla. In questa notte un po' gitana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa. Tutti in piazza da affacciati alla finestra. E un sogno niente più. Che bella la mia gioventù. Io che sono nato in campagna. Ricordo nonno Silvio e la vendemmia. Ma vivo qui in città, come sei nata tu. Fra la nevrosi generale, la confusione che ti assale e ti butta giù. E io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla. Questa notte un po' lucchiana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa. Tutti in piazza da affacciati alla finestra. Io voglio il mio paese, la chiesa, le
Al nostro paese si balla sotto al lima arancia, lima mandarino. Al nostro paese si balla. E quindi siamo ritornati qui a Cime di Radio Web, sfiorisco le cime. Ricordiamo ancora l'appuntamento col Medimex il 6, il 7 e l'8 di dicembre. Sì, sì, sì. Salutiamo tutta la gente che ci sta ascoltando, i presidenti e non presidenti vari. E una cosa che vedevo durante il pezzo è che il nostro gran buon Pierpaolo Sabato ci ha attivato il tronco. Il tronco. Il tronco. Vito, spiegaci di che cosa si tratta. Il tronco, questo tronco è praticamente un'applicazione, un qualcosa che c'è all'interno del sito www.cimediradioweb.it, dove potete scrivere le vostre idee, condividere musica, potete mettere quello che volete, quello che noi, vi pare. Noi andremo sempre a spulciare così per avere anche novità date musicale. Date spazio alle vostre idee alla vostra nel musica. Tronco. Grandi, bisogna come essere, potete essere proprio il tronco perché c'hanno le radici, ora c'è il tronco, dopo ci manca magari proprio la nostra folta chioma. Esatto. Vediamo cosa ne uscirà. Ci da stiamo sotto facendo crescere i capelli apposta. Ecco, ecco, folta chioma. Beh, ce allora li abbiamo lunghissimi, ragazzi. Anzi, a parte i professori di inglese, diciamo prima, se ci sono parrucchieri che non si fanno pagare e che ci vogliono tagliare i capelli, che sono disposti, noi siamo qui. Non ci allontaniamo. A proposito di spazi e di spazio alle idee, appunto è quello che fanno alle officine Tarantino, perché se vedi là fuori c'è una bella cassettina dove dicono deposita la tua idea, deposita qui la tua idea qui. E molto importanti sono anche i laboratori che questi ragazzi hanno fatto partire o comunque che faranno partire. Ricordiamo laboratori di danza, di giocoleria, di teatro, di autocostruzione. Davvero gente che nel settore ne capisce, che si impegna. Bella idea che un mio amico mi ha fatto proprio, mi ha dato proprio l'immagine di queste persone, mi ha detto sono 70 tarantini incazzati e con la testa piena di idee, quindi mamma ti rende proprio l'idea, sono 70 tarantini incazzati e con la testa piena di idee. Bello, grandi, bello, grandi contento, ragazzi di Ammazza che Piazza, davvero. Che hanno occupato le officine tarantine. Che hanno occupato le officine. E a proposito invece del puzzle che è in quel di Roma. Il puzzle sono ben 5 piani di vecchi uffici comunali che sono stati dismessi, abbandonati. I ragazzi sono andati, hanno pulito tutto e ora ci stanno facendo delle case per gli studenti che non possono permetterselo. Spettacolare. Scuola popolare e tante altre iniziative che piano piano prendono piede. Piano piano arrivano, quindi davvero è un movimento culturale, una rivoluzione culturale che in questo periodo per fortuna ci è di aiuto, è l'unico barlume, l'unica luce che si riesce a vedere. Quindi ragazzi davvero andate a visitare le officine tarantine se siete a Taranto, il Puzzle Welfare se siete a Roma, ma ce ne sono l'Art Lab a Parma, il Conchetta a Milano, davvero ce ne sono milioni, ragazzi, milioni sparsi in tutta Italia. E a proposito invece di capelli, ci dice Andrea che a casa Belmonte si tagliano gratis, quindi noi dobbiamo chiudere perché qua di capelli ce ne sono da tagliare a volontà. Cioè, a volontà, ragazzi, vi posso pure lasciare se volete. Ma oltre a tagliare i capelli dobbiamo anche inserire proprio la musica. Inserire la musica, questo è un altro pezzo bello, davvero bello, ha fatto la storia, conosciutissimo, e questo è Be My Baby, The Ronettes. Cime di Radio Web, sfioriscono le cime con Vito Rossa e Paolo Buco. Be my
come tornare sempre avanti e indietro per il tempo musicale che ci accompagnerà anche durante appunto il Medimex, la fiera delle musiche del Mediterraneo Expo. Scusa se mi scappa il sorriso, però leggevo quello che mi ha scritto in questo momento Valentina e voglio salutare davvero tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, anche ricordiamo del Medimex il 6, il 7 e l'8 dicembre a Bari. Ma mentre ero in bagno, Vito, mi è venuta questa domanda in mente: ma tu, no? Allora, c'è chi sognava, di solito tre erano, no? I più famosi, tre, volevamo fare o l'astronauta o il pilota o lo scienziato, questi sì, tre. Sì. Tu da grande, tu che sei scienziato, no? Da piccolo. Da piccolo, che cazzo? Oh, scusa, che cosa volevi fare? Poi da grande. Cosa volevi fare da grande? Il pompiere. Il pompiere. Me lo immaginate il rosso pompiere? Ah, me lo immagino, io me lo immagino. E no, perché mi piaceva la divisa rossa. Rossa, ero già qualcuno era comunista. Qualcuno era, lasciamo stare, non si può dire, in radio non si può dire. Non si può dire. Il grande Giorgio Gaber, ho detto una canzone del grande Giorgio Gaber. No, adesso era, qualcuno era comunista, non si può dire più, solo contro il magistrato. È caduto. Chi? È caduto. Chi? È caduto. È caduto o è caduto? Ma tu te lo immagini adesso quando arriva al Senato dopo 20 anni che gli dico no, non già puoi entrare. Già è basso, poi è caduto. No, no, non puoi entrare. Ah, non puoi entrare. Oppure l'immaginetta là, no, tu qua non ti puoi. Ti paghiamo io. Io non posso entrare. La va foto bene, sua. Stiamo, facciamo anche un po'. Oh, di satira, di ironia, si scherza, si fanno due battute. Oh, ma un'altra cosa che ho visto invece. Cosa? Nella realtà locale qua, nella piccola località di Palagiano, è che hanno pulito un bel po' di zone. Hanno pulito un bel po' di zone. La villa è bella pulita, vero? Cioè, se succede? Vito, se la pulce, se arriva la pulce, si mette l'antipulce, come si dice da noi. Il collare hanno messo. Sì, sì, sì. L'importante è dirglielo, capito? Poi loro hanno pulito a Capovento, bello, tutto pulito, tagliato, fatto. Hanno tagliato le palme. Però e dietro il cimitero... Maghi Moore. C'è amianto, loro, c'è una discarica a cielo aperto. Noi ci siamo trovati là perché appunto dovevamo fare questa iniziativa Io Biciclo. Abbiamo trovato di tutto di più. Tutto di più. Non lo so, hanno pulito dentro. Tra un po' ti andranno, guarda che ti ascoltano. Ora vanno, andate a pulire. Andate se vi ascoltate, andate a pulire. A proposito, c'è anche stata la mareggiata col maltempo. Col maltempo, qui proprio sul nostro litorale, il litorale di Chiatona, purtroppo le spiagge si sono riempite di buste dell'immondizia, purtroppo. Quindi è buono fare un appello alla gente, magari di... andiamo tutti insieme, vediamo di organizzare qualcosa perché si puliscano le spiagge, perché non abbiamo un patrimonio storico, ma almeno quello naturale teniamocelo bene. Bravo, stretto e stretto, caro. Stretto, teniamocelo. Allora io voglio salutare un po' di gente che ci sta ascoltando, Little Ciccio, la nostra grande promessa. Sa sente che sa sente. Poi c'è anche Paolo Mr. Blonde che ci sta ascoltando, Diego e tanti altri. Chi ci sta ascoltando in questa lunga diretta, media corta, diretta di Sfiorisco le cime. Lunga, corta, corte, come lo decidete voi. Bella, ecco. Bella Sfiorisco una, le cime. Una bella Sfiorisco le cime. Una bella Sfiorisco le cime. Vorrei ricordare che c'è anche la pagina Facebook di Sfiorisco le cime. Ogni tanto ci pubblichiamo anche qualcosa. Sì, al suo interno trovate anche una chat. Ciao a tutti. Ciao. L'ho scritto io. L'ho scritto, solo. Siamo soli. Ragazzi, dovete fare compagnia esatto, in chat. Nella bene, chat, ragazzi. Sulla pagina di Sfiorisco le cime. Sulla pagina di Sfiorisco le cime. Vito, ma siamo o non siamo una radio? Musica ce ne abbiamo ancora? A proposito, ma lei mi cade sull'uccello. Che tu mi hai chiesto, prima che cosa vuoi fare da grande? Ecco, ma che ne so, c'è sempre quel dubbio di cosa sarà. Mamma mia, i due attacchi fanno paura. Quindi il prossimo pezzo, visto che c'è anche al Medimex, De Gregori e Dalla, cosa sarà? Cime di Radio Web. Ci uno sarà. C'è, l'altro purtroppo ci ha lasciato, ha dato tanto. Però ci sarà un grande maestro lì al Medimex. Poi lo svegliamo. Vai. Questa è cosa sarà? Cime di Radio Web, sfioriscono le cime. Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche
anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto, che ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare? Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, è sceso dalle scarpe, dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo, è come un uccello che in volo si ferma e guarda giù. Cos'è questo assolo? Pensate. Qui questo assolo incredibile di pensate, questo pezzo. Cosa sarà? De Gregori, cosa sarà dalle De Gregori, Banana Republic, proprio un pezzaccio, senza parole, no comment. Cosa sarà? E sappiamo. Noi stavamo parlando appunto durante questo pezzo, dicevamo noi, cioè non ci sentono mai a questi microfoni, ci sentono paio di volte. Ci dobbiamo proprio sbizzarrire sì, perché pezzi. Noi ci carichiamo, capisci? Sì, carichiamo, arriviamo qua. DJ chiamachiatona. DJ chiamachiatona. Abbiamo anche la webcam, salutiamo sì, tutti. Sì, per chiunque ci voglia vedere su www.vattelapesca.com. Bravissimo, siamo sulla barca. siamo sulla barca. DJ chiamachiatona, scusa, me la chiami la barchetta. Allora, caro Paolo. Allora, parlavamo, diciamo, noi non è che possiamo, è strano, no? Trovarci Vito Ruzzo, Paolo Buco, Gaggiaba, Ciccio Piccolo, trovarsi con Fiorella Mannoia. Capito? Cosa vai a dire a Fiorella Mannoia? Cioè, cosa vado a dire? Il cielo d'Irlanda senza parole. Arriviamo, diciamo, vabbè, senza parole, chiudi la puntata, è fatto. Questo di più non possiamo fare. Comunque, davvero una grande opportunità è quella che ci capiterà il 6, il 7 e l'8 di dicembre al Medicus. Pensavo stessi facendo la pernacchia. Lo sai chi c'è?
Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Quelli di Spreaker. Quelli di Spreaker, ma... E non ci fate mai, che tutti i soldi. Che... E portiamo la cassetta di Clementina, Spreaker. I ragazzi, no, di Spreaker. Sono anni ormai, siamo nati con voi. Dici che basteranno? Eh? Basteranno se li intervistiamo, glielo chiediamo. Ecco, facciamo un appello a tutti i nostri radioascoltatori: se volete che noi non paghiamo più, pagatecelo voi. Bravo. Tempo fa abbiamo fatto una campagna crowdfunding. Sì, devo dire benissimo. Malissimo. Proprio la gente, la gente i soldi ce li butta in faccia. Proprio. A parte questo, ricordiamo che questo è un progetto dell'Associazione Terra per la dignità dei popoli, un'associazione completamente no profit, anzi ci si rimette sempre di più, però siamo ancora qui nonostante questo, vuol dire che c'è volontà, perché siamo ancora qui tutta. A breve saranno anche pronte le maglie, le magliette di ricordatevi se volete anche le magliette, sì, noi ci troviamo tutti, autofinanziamo, li troviamo così, tutti ragazzi, vediamo pure la maglietta, ci autofinanziamo così, che dovete fare. Che c'è da dire più, Paolo? So, lascia pensare. A breve faremo anche altre interviste. Sì, cercheremo altri agenti. Ragazzi, io sono io voglio andare a chiappare. Vuoi andare a chiappare? Vai. I ragazzi di Ammazza che Piazza. I ragazzi di Ammazza che Piazza, quella sicuramente penso sia molto fattibile. Però io vi dico: andate sulla pagina di Paolo Maria Cristalli. È un poeta che vive davvero in una casa, in un bugigattolo in Abruzzo. Andate a vedere la sua pagina, davvero un grande poeta. E io spero magari un giorno di averlo qui ai microfoni di Cime di Radio Web. Per sfioriscono le cime. Vi do. Vorrei dire anche un'altra cosa. Vai. Che è trascorsa da poco tempo anche la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Appunto, noi stavamo per fare la manifestazione io biciclo, poi causa maltempo. Purtroppo. Volevo spiegare. Cioè, arriva l'acquazzone. Vai. Volevo spiegare che io biciclo non c'era né iscrizione, non c'era una quota da pagare, era libera partecipazione. Io biciclo voleva essere io riciclo e sarà in primavera io biciclo, io riciclo, spazi, oggetti e suoni. Ce ne andiamo in via. In giro per il paese a cercare di recuperare qualcosa, di farlo sembrare più bello, dai. Ecco, ci proviamo. Cerchiamo di ecco, visto che c'è, ormai buttarlo a terra inquina più di quanto. Dai. Cerchiamo di renderlo il migliore possibile. Un'altra bella iniziativa che si terrà durante le feste di Natale è la casa di Babbo Natale di Domiziana e Stella, che faranno al castello. Finalmente vedo questo castello aperto, cioè, da Peppa Pig a Babbo Natale, a chi più ne ha più ne metta. Il nido della cicogna, noi, è davvero. Noi ci vestiremo da folletti, quelli che lavorano nella casa, gli elfi di Babbo Natale. Io oggi ho scritto: saluto gli elfi e le renne di Babbo Natale, mi mancano. Però ogni tanto faccio anche sorridere la gente. Noi la facciamo sorridere con canzoni che non fanno ridere. Che non fanno ridere. No, forse fanno ridere. Ma noi riusciamo a non renderle ridicole. Capito? Poi sono canzoni che. Dedicate alle nostre mamme, lo possiamo dire. Siamo tutte e due così. Ve lo dico. Finiscono così. Qui a sfioriscono le cime. Questo è Gianni Ciardo. Enza. Ricordo quella sera quando che morì mia moglie, che mi lasciò da solo come la sposa di Celle. Ero io col brigadiere Saragotto, il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frappicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse: proprio morta, e se lo prende in faccia al naso, perché era morta Enza. Enza, che cosa hai fatto? Enza, perché sei morta? Enza, sei fredda, fredda. Enza, su dammi adenza. Enza. Vincenza, per fare prima Enza. Poi
poi tutti quei parenti giunti per i funerali svaligiarono le casse che c'avevo di peroni. Se l'è chiamata Cristo, disse triste quello tuo zio, che se tocca un'altra birra adesso a lui lo chiamo io. Il prete chiese a Dio di ospitarti nei suoi cieli, visto che quando eri in vita non ti volevano manghi i cani a te. Pensa, pensa che cosa hai fatto, pensa perché sei morta, pensa sei fredda, fredda, pensa su dammi adenza, pensa. Al cimitero dove le vite son segnate, quella sala mortuaria manava bambate di cibetrap. Il becchino diede al volo quattro colpi con la pala, ti mettemmo sottoterra perché eri una cozzala. Poi tua madre, quell'ebrea, disse mo vengo un attimino, e andò a frecare i fiori da quel morto tuo vicino. E rimasi con te solo, cercai un verso con la rima, io sto molto meglio mo di come che stavo prima. Enza, 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 che cosa hai fatto, Enza, perché sei morta, Enza, sei fredda, fredda, Enza, su dammi adenza, Enza, che cosa hai fatto, Enza, perché sei morta, Enza, sei fredda, fredda, Enza, su dammi adenza, Enza, che cosa hai fatto, Enza, perché sei morta, Enza, sei fredda, fredda, Enza, su dammi adenza, Enza, che cosa hai fatto, Enza, perché sei morta, Enza, sei fredda, fredda, Enza, su dammi adenza, Enza, che cosa hai fatto, Enza, perché sei morta, Enza, che cosa hai fatto, su dammi adenza, su dammi adenza. Dedicata alle nostre mamme, okay, che finiscono Enza, Enza, sì, no? Enza, per fare prima, per no? fare prima tutte e due. Chi perché Lorenzo, a piace, anche se siamo cime secolari, a noi piace sempre fare prima, cioè ci piace sempre andare prima di tutti. No. E salutiamo di nuovo i radio web ascoltatori che ci seguono dalla webcam, sul sito www.vascrappesca.com. A parte questo, io aspetta. Nanzi casa vostra, okay. A parte questo, salutiamo un attimo Nardelli che ci ha raggiunto. Io che l'ho messo apposta, capite? Proprio lui. Lui va sempre a giocare davanti alle case delle altre delle persone, quindi, a parcheggiare. Voleva... Siamo ritornati qui a parlare di Medimex, a parlare di questa di fiera prima occupate, esatto. Io vorrei precisare una cosa, che prima si faceva a Faenza. Ricordiamo che Vito Casoli vuole fare il pompiere, voleva fare il pompiere. No, stavo sentendo Enza, volevo ricordare che prima si faceva a Faenza. A Faenza. Pure lei finiva per Enza. Per fare prima Enza. Che sono mattacchione. Allora. Te lo dite, te la suoni e te la canti. Sì, col violino. Sì, sì. Allora, si faceva a Faenza, però comunque a Faenza si tiene un altro festival che è il Super Sound, sempre delle etichette indipendenti. Chi più ne sa più ne mette, in questo caso. Una delle etichette indipendenti è la Garincia Dischi, che ultimamente però non stanno facendo granché. Infatti secondo me la scena indie, la scena indipendente, sta un po' morendo. Sì, sì, effettivamente sì. Anche a livello di nuove scoperte, nuovi cantanti. L'etichetta fa comodo, Vito. Sì. Avere l'etichetta fa cosa. È bello, tranquillo a casa tua, se la grattano tutti gli altri. Tu per la distribuzione, per il confezionamento di niente, tutto. Se la vedono loro, tu stai a casa, bello. Però abbiamo avuto un periodo di cash.
trash. Però abbiamo avuto un periodo di boom in cui ci sono stati molte etichette indipendenti. Forse il periodo migliore per la musica anche in Italia. Esatto. Io penso dove che nascevano nuove proposte. Stia riferendo proprio al periodo 99 posse, CCCP. Sì. Ma anche, tutti... no, anche ultimamente c'è stato qualcosa, tipo lo stato sociale. Nacchiato. Mi faccio un tatuaggio perché non lo trovi neanche sul vocabolario. Cioè, è nato da poco. È nato nel suo. Abbiamo salutato Paolo Mr. Blonde. Sì, lo rifacciamo. E risalutiamo Paolo Mr. Blonde. Dopo tanto tempo, una voce. Aspetta, Paolo, avvicina. No, siccome oggi è il giorno delle voci. Sì. Da tanto tempo, buonasera a tutti. Sono sempre come al solito in radio, infatti cialpiccio abbastanza proprio perché sono tanto emozionato. Poi con il Paolo e con quell'altra testina. Va sempre piacere. Speriamo al più presto di fare qualcosa. Un po' agitato, insomma. Dai. Qualcosa lo facciamo sentire. Devono ritornare anche le vecchie voci. Il quarto oracolo della Madonna di Fatima. O siamo arrivati a 5, 6, quanti sono? Non lo so. Al 18 oracolo. Dobbiamo chiedere a Tarasco. No, Tarasco va a Međugorje, è vero, scusa. Ora con la satira si esagera. Io mi metto un attimo da parte perché come metto bocca iniziano subito, come disse Cicciolina, come metto bocca faccio danni. Ecco un'altra voce, un'altra voce, sono ritornato di sulla cima dell'onda. Ci sono Paolo Mr. Blonde sulla cima dell'onda. Ricordiamo che tra poco comunque nuovi programmi sono anche in cantiere. Sì, qui, vabbè, qui nascono le cime, nascono, muoiono, ricrescono, rifioriscono. I semi sono assai, poi bisogna vedere quello che arriva alla chioma è quello che si ferma all'arbusto, però di chiome ce ne sono. Paolo, io voglio tenere belli allegri, belli movimentati i nostri radio web ascoltatori. Lo voglio fare con la musica. Con l'ignorante, il re degli ignoranti. Un grande, che secondo me doveva esserci al Medimi. Cioè, bacione anche ad Annalisa, che ci sta ascoltando nel frattempo. Così, Annalisa. Ok, ciao Annalisa. Questo è un grande che io speravo di trovare al Medimex, sinceramente. Lo dovevano portare con le sue. Purtroppo. Cioè, purtroppo, in questi periodi di svalutation. No, Paolo, non ce l'avevamo con te. Paolo. Ah, ok. Noi parlavamo del grande Adriano Celentano. Adriano Celentano, cime di Radio Web. Come sono le 19:30, questa è l'ora proprio del rock. È l'ora del rock. Cime di Radio Web, spiorisco le cime. Rock and roll, la bomba che è scoppiata 21 anni fa. Ma tu, ragazzo, che ne sai? Non valgono un rock i bandi che tu fai.
arrivati in extremis, bro. Siamo arrivati all'ultimo. Siamo e noi, è che noi siamo una trasmissione rock. Noi siamo una trasmissione col fiato sul collo. Sul fiato, col fiato sul collo, in gola. Dove lo volete, lo mettiamo. A parte questo, siamo ritornati qui. Come disse Rocco Siffredi, vabbè, no, non le diciamo, bro. Tutto, hanno detto tutto. Ora un altro. Un altro spazio espositivo che troverete al Medimex è quello di Musica contro le mafie. Musica contro le mafie. E noi andremo proprio a intervistare la ragazza, la vincitrice del premio. Guardatelo, ragazzi, io sono andato a vedere un gran bel film, La mafia uccide solo d'estate. Ah, un film di Piff. Spettacolare, spettacolare è un parolone, però un gran bel film, divertente, molto simpatico, su una tematica davvero molto delicata, ma trattata con la giusta ironia. Da uno che è partito dalle Iene, giusto? È partito anche dalle da Iene, MTV, anche però il testimone, penso sia il suo più. Tutti voleva, ecco, un giorno nella vita faremo i trampolieri, guardate, il trapezista. Anzi, trapezista, cioè camminare sul filo? No, quelli lì che proprio si attaccano e volano da una parte all'altra, col trapezio che saltano. Cioè io non ce la faccio. Dai, una volta nella vita non vorresti fare il trapezista? Ho le vertigini, Paolo, ho le vertigini, beate per fortuna, grazie a loro. Io vorrei salutare una mia cara amica che mi sta aspettando. Aspettando, salutiamo. Mi sta ascoltando, ci sta ascoltando dalla capitale, da Roma. Alla capitale, addirittura. Da Roma. Chiara. Un bacio a Chiara che ci ascolta qui a Sfioriscono le Cime. Io non avrei fatto compagnia solo per un'ora e un quarto, però. No, io gli dicevo, ragazze, fate un programma, visto che c'è una in casa che vi già fa. Vi possiamo assicurare che non ci vuole niente. Senti la mia voce. Ecco, senti la mia, abbiamo finito. Tutti possono fare radio. Tutti, davvero, se la facciamo noi, la possono fare tutti. Allora, a parte tutto, abbiamo parlato quindi del Medimex. Di tutto, fiera, di niente, come al solito. Fiera delle musiche del Mediterraneo 2013. Con alla tanti, Fiera del Levante a Bari, tanti 6, stand. 7, abbiamo, 8. Avremo anche la nostra, diciamo, la radio allieva. La radio allieva. Cioè abbiamo i ragazzini che stiamo crescendo. Sì, ce li portiamo. Sono quelli di Radio 2. Radio 2, sì, sono sì, no, ragazzini, no, piccolini. Cioè, noi, cioè, li abbiamo loro fatti mandano solo Fiorello. Capito? Solo. E poi Radio Fiore. Ci saranno anche tanti altri stand, Musica contro le mafie, tante etichette, tanti ragazzi, tanti artisti. Ragazzi, veniteci a trovare il 6, il 7 e l'8 dicembre alla Fiera del Levante. Già il numero dello stand, il numero 63 53. Numero 63 53. Ricordate, proprio un codice fiscale. Scrivetelo, vi daremo la tessera sanitaria per raggiungerci. Saremo allo stand proprio dell'Arcipuglia. Arcipuglia, ci troverete. Noi ragazzi di Cime di Radio Web, mi raccomando. Tutti lì. Poi abbiamo parlato dei tre spazi, gli spazi occupati. Gli spazi occupati, ricordiamoli tutti. Abbiamo l'Art Lab occupato in quel di Parma. Il Puzzle Welfare a Roma, la capitale. Chi l'inglese lo manca. The pennies on the table. E poi vicino abbiamo le officine. Le officine tarantine proprio dietro casa, le neonate natticchiate, come vi ho detto durante la puntata. E il prossimo pezzo, che non è l'ultimo, ma che ci avvicina alla chiusura, è un gran bel pezzo dei Daft Punk. Ed è anche loro neonati, Lose Yourself to Love. Con l'applauso pure, come se stanno a Sfioriscono le Cime con Paolo Buco e Vito Ruz. Cime di Radio Web. Cime di Radio Web. Cime di Radio Web. Take a break this afternoon.
Cime di Radio Web. Only good vibrations. Scusatemi, però lo dico in diretta, vaffanculo. E quindi è uno dei tanti vaffa detti qui a Cime di Radio Web. C'è stato pure siamo il ritornati. C'è stato anche il V-Day di Cime di Radio Web. No, sì. Però possiamo organizzare il V-Day di Cime di Radio Web. Ma li mandiamo tutti a quel punto, no? Sì, non sì, tutti. Tutti. E vorrei ricordare anche i prossimi appuntamenti, tanto di siamo sempre di più, perché noi il 13 saremo anche alle manifatture Knoss qui in compagnia del The Factory, anzi ospitati dal The Factory Urban Lab, per un grande progetto, per una grande rete che sta nascendo delle arti visive, il Tool Lab promosso da Cristiano Margherita. Le dette tutte, però non ne ho acchiappata una. Sono coinvolti parecchi laboratori urbani, anche in un laboratorio urbano di Torino. Addirittura un laboratorio urbano di Torino, e appunto tra gestori di laboratori urbani si capisce, la stessa lingua. Si parla la stessa lingua, satira fino a un certo punto. Lasciamo stare, siamo qui quasi in chiusura. Ormai questo era un pezzo dei Daft Punk, Lose Your Stop Tu. Vabbè, raga, poi ce lo dite voi. No, raga, purtroppo abbiamo detto l'inglese non ci hai perso te stesso. Lose yourself to dance. Per ballare. Hai perso te stesso per ballare. Ragazzi, hai visto? Qui l'inglese lo si conosce, non lo si parla, però lo si mastica come le Big Bubble. Solo poi lo si butta via, proprio come le Big Bubble. Allora, siamo in conclusione. Dobbiamo salutare tutti, fine. Ragazzi. Posso dirlo? Scusami, questo l'ultimo pezzo. È un pezzo. Veramente, questo era il pezzo. Oggi davvero una grandissima playlist, però questo è veramente il pezzo. Abbiamo che ascoltato Gianni Ciardo, abbiamo Toto ascoltato Cotugno, tutti, Lady Gaga e Tony Bennett. Pezzacci, davvero pezzacci. Cosa ci dicono dall'altra ma parte? Ma vaffa. Ah, ok, il vaffade. È partito questo, sì. Ormai questo, cioè, si vede Polo Nardelli, si dice Shashuket Nanzi casa vostra. Vai a disturbare, non disturbare. E salutiamo tutti i Radio Web ascoltatori che si sono connessi con noi, ci hanno ascoltato, come ci hanno seguito. I nostri milioni di radio ascoltatori. Salutiamo anche i Radio Web ascoltatori che ci hanno seguito dalla web. Quelli che ci hanno ascoltato realmente. www.vattelapesca.com. E ricordiamo i veri siti, il sito ufficiale www.cimediradioweb.it. Ragazzi, cimediradioweb.it, sottolineiamo. E ci seguite anche su spreaker.com come Cime di Radio Web, con tutti i vari programmi, gli annessi connessi, l'assortimento tutti. E quindi siamo in chiusura, ricordiamo Vito Ruzzo e Paolo Buco vi hanno accompagnato per un'oretta abbondante, con tutta la musica la potete trovare poi su www.spreaker.com, su Sfioriscono le Cime. Salutiamo l'associazione Terra, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vito, buona serata a tutti. Un prossimo pezzo è un soundtrack di The Mission, Ennio Morricone ha vinto l'Oscar per questo pezzo. Ci guardano e ci ascoltano da dietro. Un saluto a tutti, Cime di Radio Web, Sfioriscono le Cime. Vi salutiamo così. Così, finisce diffondete così. Diffondete la musica nelle strade, ragazzi. Cime di Radio Web.
cime di Radio Web, Only Good Vibrations. Cime di Radio Web, fatta di cime. Cime di Radio Web, una radio web fatta di cime. Cime, cime, cime.